Salve a tutti ragazzi, qui è Giuseppe The Gamer e benvenuti in questa nuova parte del gameplay di Devil Within. Se vi siete persi le parti precedenti, cliccate sulla miniatura a schermo per guardarle. Ora procediamo col video. Che brutta zona, oh. Via da qua. Che cazzo è? Perché va tutto sotto al soffitto? Ma che cazzo sta succedendo? Accendi la torcia. Ce l'ho accesa ora, sì. Cazzo, cos'è questo? Tutto ciò che avevo, tutto ciò che ero, tutto mi è stato strappato dopo l'incidente da chi voleva farmi sparire. Là, al buio, solo con i fantasmi della mia mente a confortarmi, a deridermi, ho rischiato di perdermi completamente. Ma poi l'ho vista, nel profondo del cuore so che era solo un'apparizione. Ma avrei riavuto il sorriso, avrei recuperato ciò che avevo perso. Vabbè, loro stavano continuando a parlare. Io sono entrato in questa stanza, ecco. Credo che da qui, ragazzi, possiamo riandare alla clinica. Diario di Sebastian Castellanos, 27 febbraio 2012. Ho visto amici e colleghi morire prima d'ora. Fa parte del lavoro che ho scelto e non è mai facile. Ma niente può essere paragonato al dolore della perdita del proprio figlio. Morirei un milione di volte per impedirlo se fosse possibile. Come vedete, quindi, ragazzi, ovviamente sto scendendo. Poi potete mettere in pausa quando volete per leggere il tutto nel dettaglio. Ma a quanto pare lui ha sofferto molto per la morte della figlia, ma credo che chiunque avrebbe sofferto in questo modo. Quindi ragazzi, è arrivata l'ora di varcare questa soglia. Forza, con un bel calcione. Vediamo ora che si fa. E vabbè, ma questa è stata una cafonata, il fatto che è salita e scesa. Ma lo fa di nuovo? Sì. No ragazzi, vabbè, ma così no, vi prego. Posso abbatterla, ma credo proprio di no, purtroppo. Tra l'altro ho anche munizioni davvero scarsissime, quindi non posso nemmeno difendermi. Credo, ragazzi, qui di dover scendere. Credo sia l'unica via, perché c'erano altre porte ma erano bloccate. Quindi che cazzo si fa qua? No, ragazzi, credo che dovremmo abbatterla. Ho preso delle munizioni qui in terra. Ricarichiamo un attimo l'arma e poi siamo pronti a quello che può succedere. Apri qua, bro. Pensavo di averla sconfitta definitivamente, ma non è stato così. No! Abbassati! Abbassati, bro, dobbiamo andare via! Dobbiamo andare via da qua, muoviti! Perché ce la faccio? Devi muoverti, bro, che questa arriva! Questa arriva e ci fa il culo! Devi muoverti! Vai, 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 che ce la faccio! Devo solo correre, è semplice, è una cosa semplice. Devo solo correre. Dove devo correre? Però, ok, qua. Ci sono. Nulla di più semplice. Perché cose che esplode tutto? Perché sto recuperando un po' di stamina. Vai, che ce la faccio. Semplice. Cerco di... Che sono tutte ste mani? Non mi toccate. Che schifo. Oh cazzo. Ok ragazzi, credo che devo svoltare qui a destra. Ci sono, ne escono altri. Via. Chiudi la porta. Chiudi. Non serve però. Non serve. Serve, serve, serve. Chiudi. Ok. Cazzo. Cioè, e lui sta tranquillo sapendo che c'è sto coso che si trova dall'altra parte della porta? Ma non lo so che cazzo di ragionamenti mi fa. Però va bene comunque, va. Allora, ricarichiamo un attimo qui. Cos'è questa? Una macchina da scrivere. Riferimenti ai vecchi Resident Evil. Cos'è qui? Per favore non ditemi che ricompare in questa zona. Perché sì, ragazzi, quando ci sono fiammiferi vuol dire che arriverà di nuovo. Spero che non sia così. Voglio sbagliarmi. Cazzo. Sono sicuro che è qua. Sono sicuro che arriverà qui, ragazzi. Ci sono delle fiamme, quindi devo di sicuro giocare questa situazione. Allora, vediamo di attivare un po' questa manopola. Ci sono. E poi che si fa? Credo si disattivi. Ok, le fiamme si sono appena diradate. Molto probabilmente devo colpire, infatti, questo. E infatti, per procedere. Ragazzi, ma io sono sicuro. No! Urla virili! Via da qua, via, via, via. Dove cazzo vado? A destra, ok. Ci sono delle fiamme qua, quindi... Cos'è? Perché è caduto? Forse le fiamme mi hanno fatto stordire. Non ne ho assolutamente idea. Aspetta, aspetta. Apri qua, bro. Devo muovermi. Non voglio che arrivi. Non devo guardare, non devo guardare. Vai, ce l'ho fatta. Non so che cazzo... Oh, mamma mia. Via da qua. Se apro quelli, no, non succede nulla. Devo... Ragazzi, devo aspettare che... In pratica... Si disattiva il fuoco, almeno credo, non lo so. Ok ragazzi, il fuoco si è appena diradato. Io ora sto salendo, eccola qui. T-800,
Ti prego, non salire. Fa finta che tu non sappia salire, ti prego. Allora, c'erano delle munizioni qua, quindi... Cazzo, via, via, via! No, no, eccolo qui, ci sono andato su. Che cazzo ho fatto? Ci sono andato troppo vicino. Aspetta, se sparo lì, potrebbe servire. Ok, sì, la rallentiamo, ottimo. Ottimo davvero. Ecco qua, ancora, vai. Voglio vedere ora come ci passi qua. Disattiva questa, bro. Vai che ce la facciamo, credo che lei stia soffrendo o qualcosa di simile. Ora deve disattivarsi questo, ti prego, muoviti, bro. Muoviti, muoviti. No, 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 che sta arrivando. Eccola via. Porca miseria. Devi fuggire, bro. Porca miseriaccia. Beccala, beccala, via da qua. Non appena si tira del fuoco, ragazzi, io parto. Fuggo all'impazzata, eccola qui. Bastarda del cazzo che si teletrasporta anche sti poteri mistici fantastici. Che brutto culo che ha. Via, 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 via. Eccola che appare. Vai, vai, bro. Perché ce la facciamo? Dove vado? Vado di qua, non lo so. Ho fatto la cazzata, ho fatto la cazzata. Si è chiuso tutto. Molto probabilmente, ragazzi, dovrebbe esserci. Eccola lì, una valvola del cazzo, vai. E ora? Quale si apre? Aspetta, posso aprire qui? Ah, ok, dovevo fare io qualcosa. Non l'avevo capito, cazzo. Devo solo sperare che non arrivi alle spalle o magari arrivi davanti. Eccola là. Ok, ragazzi, credo che anche lì per avanzare dovremo disattivare qualcosa, infatti. Ora però assolutamente via da qua. Guardate, mi stava per beccare, eh. Che cazzo fai, inciampa? Ma che sei cretina? Non è che... Hai tutte ste braccia e inciampi. Attenzione, via da qua però. Non devo farmi beccare come uno sciocco. Se disattiva quel coso oppure no. Porca miseria, è possibile? Forse ci vogliono più manopole. Infatti, ragazzi, guardate. Eccolo lì, beccata una, forza. Via da qua, forse ne devo beccare anche un'altra. Non credo. Via, 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 non mi beccare, sister. Che cazzo ti ho fatto di male? Vediamo se forse in quest'altra zona. Eccola qua, ce n'è un'altra. Beccata e ora credo che siamo a posto. Via da qua, bro, ora però possiamo avanzare. Devo lanciarmi, vai, lanciati, bro. Eccolo qui, ce l'ho fatta. Ora prendi un po' di queste munizioni che possono servire. E devo capire ora che cazzo devo fare qua. Ok, ragazzi, come vedete sto continuando ad attaccarla. Allora, vediamo di colpire la prima leva che era proprio là. Ok, ci sono. Poi, vediamo dove diavolo devo andare ancora. Cazzo, mi ha beccato. Ok, ragazzi, l'ho appena dato fuoco. Quindi credo che ora, aprendo questa, potremo avanzare. O almeno lo spero, perché siamo messi davvero molto molto male. Cazzo, questa ricompare proprio qua. Ok, ragazzi, ho appena disattivato il coso qui. Quindi forse posso riuscire a fuggire. Vediamo se ce la faccio, eh. Sì, parte la cazzina. Forse ora siamo più tranquilli. Cazzo, più tranquilli. Lasciami andare, lasciami andare. Lo sta affogando, lo sta affogando, lo sta affogando. Che brutta faccia. Attiva, bro, attiva. Dobbiamo scendere, devi partire. Dove dobbiamo partire? Ho detto una cazzata, però ce la facciamo così. Si spezza le manine, eh. Continuano a muoversi. Cavolo. Ce la siamo vista molto brutta. Ma questa è una scena che abbiamo già visto un po'. Stesso nel capitolo 3-4, non lo ricordo. Comunque va bene così. Credo che più o meno ci siamo salvati ora. Cioè, ragazzi, ho sudato, ve l'assicuro. Ancora? Ti prego, no. Che ti credi di essere? Io lo so chi sei, Seb. So ciò che vuoi, ciò che temi. Sopporterai il peso di ciò che ti costringerò a fare. Joseph non ce l'ha fatta. Peccato ti abbiano coinvolto. In ogni caso, di te ormai posso fare ciò che voglio. Attenzione! Che cazzo? Basta? Nulla di grave? Strano. Cos'è? Mi sa, ragazzi, che dobbiamo... No! Devo continuare a scendere? Forse, ragazzi, siamo appena scesi, sì. Cazzo, di nuovo qui. Ma di nuovo? Ma come? Ma qua già ci siamo venuti, no? Continuiamo a camminare, forse... Cioè, succederà qualcosa, vediamo un attimo. Quello, se non sbaglio, era lo studio. Una cosa simile, vediamo, apri. Sento rumore. E infatti, ragazzi, eccolo lì. Ci sarà qualcosa. Leslie! Doc, che diavolo ha intenzione di fare? Provo a salvarci. Sul serio? A me sembra che lei stia creando un altro mostro.
Non ho tempo per questo, detective. Nemmeno io. Leslie è già stato qui. Ed è tornato. È sopravvissuto al legame con Rubik. L'unico che ce l'abbia fatta, a quanto ne so. Ottimo. E questo che cosa c'entra con noi? È la via d'uscita, detective. La sola e unica. Quell'urlo! No, funziona. Cioè, ci siamo spostati in un'altra zona. Grazie a Dio, funziona. Non so se è un male o un bene, ragazzi, non sto capendo nulla. Ecco. Ora non funziona. Leslie, stai bene? Ma doveva... Ma perché? Che cazzo è? No, sto coso no! Ma così è comparso improvvisamente? No, Doc, non morire. Dottore! Vuole quello che vogliamo noi! Vuole... Vuole uscire! Calma, Doc! Mi sa che il dottore ha fatto una brutta fine. Ma come? Cioè, lui attraversa le pareti. Ok, credo che ci siamo ritrovati. Non ho assolutamente idea dove. Cioè, non so se ho pronunciato la frase in modo corretto, ma non importa. Vediamo un attimo. Sono in un ambiente più moderno. O almeno credo. Di certo non è quella catapecchia, o meglio, quella grande casa in cui eravamo prima. Ben 1000 punti. Cos'è? So che sei lì. Ascoltami, cazzo. Ti ascolto. Cos'è? Cazzo. Sono ritornato, credo. Sì. Sto arrivando, dammi un attimo. Devo capire che cazzo devo fare. Ah, ecco. Ti compare lui, eh? Rubik deve essere molto arrabbiato ora. Non pensavo che avrebbe mai rotto un terminale STEM. Cosa? STEM? Deve esserci vicino se sta tagliando col passato. Gli resta solo il contatto con il presente. Con lo STEM originale. All'ospedale. L'ospedale? Il Beacon Mental Hospital? Rubik è là. Aspetta lui. Se qualcuno non arriva prima di lui, non ci sarà scampo per nessuno. Cavolo, ragazzi. Ecco, ragazzi, sono appena ritornato dalla clinica. Come vedete, sono appunto in questa zona. Apriamo ora questa porta, non so perché lo faccio lentamente. Ed eccoci qui. C'è qui un dardo e poi credo che dovremmo scendere. Pian pianino, bro. C'è qualcosa qui su? Cavolo! Il mostro, ragazzi, cazzo, mica è qui. Spero di no. Porca miseria. Allora, prendi un po' di sta roba. Devo riscendere, secondo voi? Aspetta, qua ci sono altre munizioni. Per esserci tutte queste munizioni qui, ragazzi, vuol dire che qualcosa non quadra. Di sicuro ce la vedremo brutta. Comunque abbiamo le armi pronte per attaccare. Che cazzo è? Cavolo! Mi ha visto! Posso passare di qua ora, secondo voi? Vabbè, io ci passo lo stesso. Non posso salire, questo no. Però devo continuare a muovermi, devo fare in fretta. Vediamo se salgo qui. Posso salire? Ce la fai, bro? Ok. Mi sono perso qualcosa? Che cazzo è? Ok, non l'avevo visto. Comunque, prendiamo un attimo sto coso e muoviamoci. Purtroppo la vita è davvero bassa. Vediamo se ho qualcosa per curarmi? No. Quindi sono messo davvero malissimo. Porca miseria. Vado di qua. Salve. No, sti ambienti così, no. Cazzo. Cioè, ma se io volessi ritornare alla normalità, proprio fuori in una... No! No! Fuggi!
Fuggi, devi fuggire! Vai, 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 vai! Mi ha beccato! Cioè, sì, mi ha beccato, ma... quello che io mi chiedo, sono ancora vivo? Cazzo! Vabbè! Ma sei matto! Ok, ragazzi, lui continua a guardare. No, aspetta, si è spostato con gli occhi. Quindi direi chiaramente di avanzare. Mi sto perdendo, mi sa, un po' di munizioni che erano in zona. Bro, devi muoverti, cavolo. Allora, prendi queste e ci siamo. Quindi ricarica un attimo. Poi prendi altre che erano qui. Non so se le ha prese, spero di sì. Poi cosa abbiamo qui? Ok, questa la utilizziamo ora. La vita, ragazzi, è fondamentale, soprattutto in questi casi. Poi ricarica un attimo ora che può servire. Dov'è? Ragazzi, è là. Quindi facciamo in questo modo. Direi di utilizzare la balestra, o meglio utilizzare ulteriori dardi che, come vedete, sto creando. Vediamo, lo devo congelare. Aspetta, ci sono riuscito? Sì. Quindi voglio beccargli appunto questo qua. Cavolo, devo ricaricare. Vai in fretta, bro. Vai. Ok, ancora. Poi voglio utilizzare di nuovo questo dardo per renderlo appunto... aspetta, aspetta, aspetta. Non gli ha fatto nulla. Non gli ha fatto nulla, non gli ha fatto nulla. Porca miseriaccia, fuggi, bro. Ragazzi, il mio scontro con lui al momento va avanti. Devo fare grandissima attenzione, ragazzi, perché sto tizio è davvero enorme e può abbatterci in me che non si dica. Quindi aspetta un attimo. Via da qua, via. Devo cercare di rallentarlo per quanto mi è possibile. Quindi utilizza questo. E poi devo utilizzare tutte le munizioni che ho a disposizione. Aspetta, ragazzi. Usiamo... eccola qui, una bella bomba a mano. Spero che possa fare effetto su di lui. Porca miseria, lo becca, sì. Lanciagliene un'altra, bro. Vediamo se si fa male. Credo di sì. Aspetta, ho fatto una cazzata qui a recuperare roba quando non mi serviva. Porca miseria, muoviti. Che armi abbiamo a disposizione? Lanciagli questo. Si è scansato, ragazzi, si è scansato. Aspetta, vai che ce la faccio. Vai ora, non appena si svolta. Ok. Beccato, ragazzi, fucile da cecchino, subito. Becchiamogli l'occhio ancora. Ma che glielo facciamo, va? Ecco qui. Voglio vedere ora se riesce a muoversi, sto bastardo. Vai che dobbiamo dargliene altre. Non appena si smuove gliene diamo altre. Aspetta, aspetta, aspetta. Ecco qui. Poi vorrei formare altri dardi. Ok, visto che ci troviamo. E poi lo continuiamo a colpire. Ora una cosa che vorrei continuare a fare è colpirlo in questo modo. Ragazzi, questi dardi sono assolutamente fondamentali. Porca miseria, non credo di averlo beccato. Vai ora. Vediamo se lo becco ora, credo di sì. Quindi utilizziamo ancora il fucile da cecchino. Aspetta, l'occhio, eccolo qua. Vai. Forse l'ho abbattuto perché mi è sembrato di sentire un suono strano. Ce l'ho fatta, ragazzi. Lui era congelato. Porca miseria, che ansia. Primo, non ultimo. Quindi, cioè, mi vuoi dire che ce ne sono altri di sti cose? Una sorta di presa per il culo? Quindi, ragazzi, eccoci qui. Credo che abbiamo completato il capitolo, almeno spero. Vediamo un attimo, Ed eccolo qui, infatti, ragazzi, capitolo 10 superato. Questo è stato davvero molto molto brutto. Ragazzi, il video si conclude qui. Per guardare la parte successiva cliccate sulla miniatura che vedete a schermo e verrete indirizzati direttamente al video. Vi ricordo di lasciare un mi piace, un commento e di iscrivervi al canale per non perdervi le prossime parti del walkthrough. Prossimo vi saluto e alla prossima. Ciao!